Mister, la Fiorentina è tornata alla vittoria, un po' ha sofferto nel finale, però insomma i 3 punti ci sono finalmente. Sì, oggi era importante il risultato perché insomma era troppo tempo che facevamo delle ottime prestazioni, purtroppo non facevamo risultato pieno. E complimenti al Torino perché è una squadra che sapevamo ci avrebbe dato difficoltà, una squadra molto fisica. I miei hanno interpretato nel modo giusto la gara, si sapeva che avremmo potuto soffrire, soprattutto nel secondo tempo e soprattutto dopo essere andati in vantaggio, però diciamo che oggi la dea bendata ci ha dato una mano per portare a casa questi 3 punti fondamentali. Mister, un bel viatico per il ritorno di Coppa Italia del prossimo mercoledì. Sì, è un bel viatico, spero, per il campionato. Mercoledì è una partita che già dà stimoli di per sé. Una semifinale di ritorno, è tutto ancora in ballo la possibilità di conquistarci questa finale. Interessava vedere la condizione di Bobby Duncan, di Niccolò Pierozzi, non sono riuscito a mettere in campo Anuliak, tutti i giocatori che sicuramente ci possono tornare utili, che rientrano da qualche infortunio e quindi sono felice per i miei ragazzi perché lavorano sempre, come vi ho detto spesso, con uno spirito giusto e insomma, non riuscivo a spiegarmi come mai non arrivavo il risultato nonostante si facessero, ripeto, delle buone prestazioni. Oggi forse un po' meno dal punto di vista del gioco, ma ho visto una squadra più sporca. Mister Spalluto direi che ha festeggiato al meglio il suo compleanno con il gol vittoria e poi c'è un detto che dice datemi un buon portiere, un ottimo centrale, un centrocampista e un attaccante e costruirò una squadra. Direi che oggi la spina centrale della Fiorentina ha giocato un'ottima partita. Sì, è vero, hanno fatto in particolare i due centrali, il portiere, insomma dai, tutti devo dire hanno fatto una buona partita, ma tutti hanno giocato da squadra, si sono sacrificati, capivano l'importanza del momento, quindi spero che sia un segnale di maturità, di crescita loro dal punto di vista mentale che tanto auspico dal 12 di luglio ad oggi. Nella lettura del primo tempo, che abbiamo sentito dalla panchina, credevi di allargare il gioco, chiamavi per allargare il gioco perché avevi capito che per sfondare per il Torino centralmente era difficile proprio per la loro fisicità. Sulle fasce, infatti, il gol è nato da un'iniziativa sulla fascia. Sì, io ho detto che i ragazzi che il loro habitat naturale è stare lì nella loro metà campo e giocare sull'errore dell'avversario, giocare sulle ripartenze ed effettivamente gli avevo detto ragazzi non sbagliamo palloni centrali perché ogni volta se no ci picchiano questa palla alle spalle della linea, ci costringono a correre indietro e ci costringono all'errore. A tratti l'abbiamo capito, però insomma il gol comunque è venuto da una bella combinazione esterna. E poi abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo dove potevamo fare più male. Però alla fine quello che contava, non mi piace dirlo, è il risultato, però perché secondo me quando si tratta di settore giovanile, di primavera, non è il risultato. Però prendiamo questi 3 punti che sono ossigeno vitale per noi. Da domani ci rimettiamo a lavorare per il big match di mercoledì. Mister, Duncan è rientrato a tutti gli effetti nella squadra, nella primavera, No, dopo io penso che lui l'infortunio, dopo. continui ad allenarsi con la prima squadra e io sono felice che lui abbia deciso di venire a giocare con noi perché è giusto e lui ha anche degli impegni con la nazionale che se gioca può far vedere il suo valore e può essere sicuramente essere convocabile per la sua nazionale visto che ci sono ora le qualificazioni alle europee ed eventuali europei a luglio, penso. Ma mentalmente l'hai trovato bene visto che lui doveva andare via, no? Ma Di mercato. guarda, io l'ho avuto ieri, lui ha dimostrato subito grande disponibilità. È normale che non mi sembra che abbia ancora una condizione fisica accettabile, ma è normale perché tu puoi allenarti quanto vuoi, ma poi è la partita che ti dà
ti dà la tua giusta dimensione, la tua giusta forma fisica. Quindi spero che venga a giocare con continuità e che sicuramente poi se trova quella continuità, sicuramente a livello di realizzazioni non ci può che far bene. Mister, ci vuole raccontare un po' la gioia del presidente nello spogliatoio, che era incontenibile? Ma sì, io lui mi diceva sempre che quando viene lui noi non vinciamo, e per fortuna oggi gliel'ho detto, presidente, visto che non dipende da lei. E era felice, come eravamo tutti felici, e poi insomma nello spogliatoio è andato ad abbracciare i ragazzi come fa un padre con i figli, ecco. Quindi presidente penso che abbia una dimensione umana non da tutti, è un padre di famiglia per, in questo caso per i ragazzi, ma per tutta la famiglia fiorentina, e lo dà sempre a dimostrare per la sua grande disponibilità e serenità che ha nei rapporti con ognuno di noi. Grazie.